fuoco. Partecipo perché voglio andare via da Sciacca con tutta la mia famiglia. Oggi preparo rana pescatrice con la purea di cavalfiori e melograno fresco. Donato. Eccomi. Carlos and Morris. Donato, iniziamo da te, dai. Sono curioso di sta carbonara baccalaureo. Carlos Eduardo Guevara Vasquez. Hello. Morris. 5 anni di esperienza in cucina. Sì, ho girato in Cina e Filippine come cuoco. Sì. Mia moglie è siciliana, abbiamo un ristorante in Sicilia, in Sciacca. E in Cina di mattina faccio cuoco e poi di sera faccio musicista e cantante. Cantante? Sì. Ma canti italiano? Volare, oh, cantare, oh, oh. Sei molto bravo. Perché vuoi andare via da Sciacca? Io faccio tutto per la mia famiglia, per cambiare la vita. Perché quello che ho avuto esperienza non voglio per loro. Non possiamo perdere questa opportunità perché è molto 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 importante. Ok ragazzi, voi siete pronti? Pronti? Sì, sì. Avete 20 minuti, vai Fred. 3, 2, 1, on y va! E non sali per 2 minuti. Benissimo, voglio vincere per mio figlio. Lui mi ha detto papà, e deve vincere. Come si chiamano i bambini? Marco, eh? E Marco. E la femminuccia no? No, basta più. Non ne vuoi fare più? Che mi manco a dormire. Lo so, caro mio. Io ho 3 figli, quindi lo so. Questi sono tutti bravi. Bravi, sì. Ragazzi, mancano 10 minuti, eh? Ok? Morris, io rispetto qualcuno che lavora così duro per la sua famiglia. Ragazzi, mancano 5 minuti. Iniziate a capire come impiattare questo piatto, eh? Forza, 30 secondi, impiattate! 3, 2, 1, stop! Ok, stop, 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 portate i piatti qui. C'è tutto qui o manca qualcosa? C'è tutto. A me mancano le chips, purtroppo. Non ho avuto tempo di farle, poi mi è caduta la maionese al lato. Iniziamo con quello di Morris? Sì. Bello da vedere. Bello, colorato. Il cotton fioc? Non c'è il sale. Che cos'è sto cotton fioc? Cotton fioc. Ah, il cotton fioc è quello che si mette e si pulisce le orecchie. Ah, questo? Come si chiama? Cavolfiore. Cavolfiore. Ho visto il tuo piatto, molto bello. Grazie, grazie. Allora, molto dico il problema qua, dov'è? Tu continua a mangiare. Mangia, mangia. Esattamente. Non c'è il sale. Ma però... assaggia pure. Vedi, con il sale è tutta un'altra cosa. Questa è una... c'ha veramente brutto colore. No? Perché lui fa il misto con le patate e la frutta. La frutta. La affumicatura. Non c'è. E poi non ci sono i chips. E lui l'ha detto. Ah, i chips stanno una volta. No, io penso di aver messo tutto, dai. Ho dato tutto me stesso, la vediamo. Donato, Morris. Allora, un piatto molto colorato. La combinazione dei sapori funziona. Il problema con il tuo piatto è che non è condito bene. Ci manca il sale. Però è una cosa che ti posso insegnare io. Per me nella tua testa c'è tanta bellezza, tanti fiori, tanti colori. Questo piatto è le cose che sono nella tua testa. Grazie. Piano piano, avvicinati alle sedie e mettiti tra Alessio e Marco. Alessio, tu hai fatto un bel piatto. Una cosa che non assaggiavo da tanto tempo. Marco, tu hai fatto un piatto molto, molto semplice. Molto semplice. Mi aspettavo un po' di più. E Morris l'ha fatto, con grande rischio. Quindi Marco, ti devo dire che in questo momento non c'è posto per te nei miei ristoranti. Ok. No, non ho mai stato in Inghilterra. A me mi ricorda tanto Fuzza. Secondo me non lo parlano bene l'inglese, eh? Mi devi adattare, Gino. E come te, eh? Ma solo uno di loro potrà lavorare in uno dei ristoranti di Cina. Guys, welcome to my restaurant in Manchester. Guarda. Qua ci sono già i vostri contratti, yes. Il vincitore, ovviamente, io lo devo firmare. Morris, questa è la possibilità per fare il cambio della tua vita con i bambini. Sì, sì. Ho dei gamberoni piccanti tonnati, poi facciamo rigatoni alla bolognese veloce e le sfogliatine fritte alle mele. Are you guys ready? Yes. Right. Dare Alessio e Morris in cucina. Ci sono Paolo ed Eugenio, chef di Gino, con cui devono parlare inglese. Deve fare molto difficile perché non capivo niente. L'inglese devi imparare, amico mio. Alessio e Morris hanno un'ora di tempo per preparare i 3 piatti e ne devono consegnare uno ogni 20 minuti. La prima preparazione da mettere in pentola è il ragù alla bolognese. Can you weigh 250 grams of meat? Sure.
finalisti ora possono dedicarsi all'antipasto. Allora, prepariamo i gamberoni, li asciughiamo. Ora preparo la salsa per gamberoni tonnato, così andiamo davanti. Sai una cosa importante, questo piatto che stanno preparando è la salsa tonnata, che la devono fare bene. Spero che non è troppo salata. Paolo, voglio avere cuore e ricevere. Mancano 5 minuti! La strategia di Alessio e Morris sembra identica. I due ragazzi infatti viaggiano in parallelo. Alessio è molto bravissimo, molto professionale, quindi sarà una sfida molto difficile per me. Alessio. Sto cercando veramente di concentrarmi al minimo dettaglio. Ti ho messo tutto e è benissimo. Già vedo che c'è un problema. Alessio? Alessio, no? E Morris. Vedi che i gamberi non hanno un bel colore, sembra che sono stati bolliti. Iniziamo con Alessio. Non si mette il piatto a fondo per fare queste cose qua. Qual è il piatto giusto? Allora? Questo. Vediamo che. Per me il sale va bene. Canto al punto giusto? Sì, io sono un cliente e io ordino con questo. Sono molto contento, beh. Mentre Gino e Fred si gustano i gamberoni di Alessio. La cucina già si... Sto facendo la crema di olio per il dessert. Intanto Gino e Fred passano all'antipasto di Morris. La salsa è troppo liquida. Sapore ok. Mi piace che lui mette il prosciutto dentro la salsa. Cioè. No, sono due piatti buoni. È arrivato il momento di cuocere la pasta. Senti che pace che c'è in cucina. Andiamo a vedere che sta. Ragazzi, che ci sei? C'è un grande silenzio qua. Alessio, dimmi, tutto bene? Tutto bene. Stiamo iniziando il dessert. Ah, già state pensando il dessert. Bravo. Sì, bene. Sai quello che mi piace? Che sanno quello che stanno facendo. Qui si leggono la ricetta, si controllano tutto. Se la pasta non è cotta, a perfezione, me ne vado a mangiare un hamburger con patatine. Lascia fare, dai, è tutta la tavola. Stiamo facendo un po' di tutto, un po' la salsa, aggiungiamo la pasta al tender. La cottura sarà giusta per i gusti inglesi. Sono un po' emozionato, forse perché stiamo giocando alla finale, cose varie, però... L'arrivo del piatto di Morris non è dei più delicati. Ho controllato, no? E nella forza, perché sono molto emozionante. Allora, questo è quello di Alessio. Come porzione un pochettino piccola. Però, dai, va bene. La pasta per gli italiani va bene, ma gli inglesi te la mandano in dito, che è troppo dura. Il sugo, per me, manca un po' di sapo. Non è condito bene. Già, vedi, se tu metti un po' di sale e pepe... La pasta di Alessio non convince fino in fondo. Come si è visto per Morris, il problema è un altro. Bisogna aggiungere un po' la presentazione. È molto più generoso Morris, hai visto? Sì, anche troppo. La cottura della pasta. Vediamocela un attimo. Con il Morris va bene, eh? Il sugo è perfetto. Il sugo è condito bene. Crudo. Questa deve essere croccante, però dentro deve avere le mele che sono leggermente morbide con un bel sapore. Gino, è curioso di conoscere il giudizio di Paolo e di Eugenio. Eugenio, adesso com'è? Deve parlare l'inglese. All'inizio non assaggiava, poi ha capito che è importante assaggiare. Ha capito che infatti la sua pasta non era condita bene. E Morris, come sta andando? Bene, si è organizzato, pulito e disciplinato soprattutto, sì. Ok. Ragazzi, mancano 5 minuti! Proprio sul finale, l'ansia gioca un brutto scherzo ad Alessio. È puro, è troppo bruciato. Si è bruciato un po' il culo, però non le volevo dare quel gusto a marrone. Questo è mangiabile, però voglio che sia perfetto. Lo rifaccio. Ce la faccio, ok? Siamo in cottura, il tempo che cuoce bene, 3 minuti siamo cotti. Un minuto! Non ce la faccio. L'ho rifatto una seconda volta, però non ci sono riusciti con i tempi e ho consegnato la prima sfogliatina. I think it's nice, crunchy, with the first time to see it. Do better. 3, 2, 1. Il piattamento non è migliore, però ho fatto bene tutto. Alla consegna del torcello comunque è soddisfatto, anche se un po' preoccupato. Eccoci qua. Alessio, mettilo tu qua. Cerco sempre di dare il massimo e non cerco mai di essere secondo, ma solo primo. Ok. Posso? E voglio vincere perché voglio tornare a casa con una bella notizia. Dove ragazzi, fateci assaggiare e poi vi facciamo sapere. Ok. Per me, quella di Alessio. Quella di Alessio è bellissima. Questa presentazione è fantastica. Però normalmente questa sfogliatina dovrebbe essere così alta. Invece questo qui l'ha fatto stile pancake. Lui ha inventato un'altra ricetta. Sì. Vedi? Allora, per me mi piace. È buono. Ma vedi questa mela? Quello che mi piace è che non è troppo cotta. E poi visto com'è bella saporita. Cioè, Morris deve capire che non si può mettere una cosa così grande in un piatto così piccolo.
Mi sembra come una ricetta americana. Però sai che cos'è che è bello? Guarda lo spessore. Non è flat come la pancetta. La sfoglia è venuta bene, guarda. Come cortante, come bella. Oh madonna. Il sapore è buono. La mela di Morris è cotta proprio bene. Buono. Gino. Che? Per me sì. C'è un vincitore. Solo uno. Chi è? Solo che può vincere, sì. E chiede molto meno. Sì, chi è? Ah. Alex, Morris, qua stanno i vostri contratti, va? Morris, iniziamo da te. I gamberoni non erano rosolati bene e la salsa ce n'era troppa, poi era troppo liquida, però aveva un buon sapore. Alex, la salsa tornata era perfetta, però devo dire una cosa, c'è sempre un but. Tu hai fatto lo stesso errore che ha fatto lui con i gamberi, sembravano bolliti. Ci stava a sbagliare qualche cosa, anche se non è abitudine mia. Morris, la pasta cotta a perfezione. Però hai visto che quando l'hai portata al passo, due o tre rigatoni sono saltati fuori. Non si può fare quello nel ristorante. Mi sono sentito malissimo quando ho sentito tutte le critiche, errori dal gatti. Alessio, il sugo della pasta era acido, perché non hai fatto i lavoratori a ragù veloce, erano presentati molto bene, con un bel piatto bello da vedere. Mi sembrano lasciato. Al momento, Alessio e Morris sembrano alla pari. Manca solo il dessert. Morris, cioè tu non puoi presentarti con un piatto piccolo, due sfogliatine giganti. Una delle sfogliatine non è neanche chiusa bene. Però hai capito perfettamente la ricetta. Buono veramente. Grazie. Alessio, le sfogliatine fu troppo piatte. Sembrava un pancake. Però il sapore delle sfogliatine era buono. Mi sa che mi ruberò il modo in cui le presentavo. Era eccezionale. Grazie. Sono rimasto contento che Gino abbia pensato immediatamente che ne farà uso. Morris, io ti vedo molto calmo. Molto preciso, molto determinato nella cucina. E questo è bello da vedere. Per sentire questa metà fredda, una sinfonia. Alessio, ti voglio chiedere una domanda. Quanto ci tieni questo lavoro? Io sono un guerriero, non mollo mai. Ok. Se inizio una cosa la devo portare alla fine. È il momento finale. Gino deve scegliere. Solo uno tra Morris e Alessio avrà il contratto di lavoro firmato e potrà cominciare una nuova vita. Ok. Morris? Welcome to Alessio. Ti posso dire una parola? Non so cosa mi sento ora. Non capita tutti i giorni di cambiare la vita di un uomo. Io ho la fortuna di avere te ora. Grazie. Adesso devo dire che ho vinto il contratto di lavoro. Questa è una visione compiuta per me, per i miei figli. Non lo sai, sono molto contento per Morris. Ti amo. Quando viene la famiglia da Sciacca, mi raccomando, dobbiamo fare un festone. Morris e famiglia, welcome to England.